Buonasera, terzo video con stessi capelli, stessa faccia, forse gli altri due non li avrò pubblicati, ma non lo so, dipende da quando pubblicherò questo video, insomma, sarà una serie di video in cui sono vestita così e truccata così, perché ho un po' di tempo, la luce è buona, quindi continuiamo a fare video. Finalmente siamo arrivati ad un altro capitolo della mia rubrica Leggiamo. Partiamo, oggi vi propongo un libro che... Mondo senza fine di Ken Follett, e il seguito di Pilastri della Terra. Pilastri della Terra è il mio libro preferito in assoluto. Si svolge attorno alla costruzione di questa cattedrale di Kingsbridge. I protagonisti sono Aliena e Jack. Aliena, che è una, diciamo, una nobile caduta in rovina, che poi è finita a fare la commerciante di lana e si è riarricchita. Jack, che è figlio di un personaggio misterioso che nella storia verrà svelato, e che è diventato il costruttore poi alla fine della cattedrale. E questo libro mi è piaciuto tantissimo, a parte per la particolareggiazione, insomma, per la descrizione molto particolareggiata dei personaggi principali. Mi viene sempre characters a me, characters. Poi perché era proprio un libro intelligente, si vedeva che c'era stato a studiare. Le vicende erano plausibili e quell'unica cosa che mi dava fastidio, appunto, come ha detto Lady Midia 83, è che è un po' il libro delle sfighe, nel senso che va sempre peggio ai buoni, sempre meglio ai cattivi, e questo dà un po' fastidio, però nel senso, nella vita ci sta. La vita nel Medioevo probabilmente era davvero così, anche se non credo che il fato si ostinasse così ad affondare quelle tre persone, però va bene. Questo libro si svolge in un contesto storico, secondo me, anche molto interessante, ossia l'arrivo della peste nel mondo, in Italia e poi in Inghilterra, a Kingsbridge. Allora, intanto sono rimasta molto delusa dalla struttura, non del libro, ma anche del libro, perché è molto molto pesante, dalla struttura della vicenda, perché è identica a quella dei Pilastri della Terra. Loro si amano, ma lei non sa, quindi uno dei due entra in convento e l'altro parte. Ken Follett cambia. I personaggi non sono per niente particolareggiati, ce n'è solo uno non molto particolareggiato, che non è oltretutto un personaggio principale, ossia è Gwenda, la figlia del furfante, che è il mio personaggio preferito perché è l'unica donna intelligente all'interno del libro. I protagonisti mi stanno un po' sulle scatole. Si chiamano Mertin, che in realtà si pronuncerebbe Merdin, ma chiamarlo Merdin in un video che poi viene visto in italiano mi sembra un po' scortese, quindi se non vi dispiace mi atterrò a Mertin. E Caris. Mertin è un costruttore, figlio di un nobile caduto in rovina, che si arricchisce appunto per il suo enorme talento che è ereditato da Jack il costruttore dei Pilastri della Terra. Fantastico, lui però è veramente idiota. Si fa convincere di tutto, lui crede a tutto e ama Caris alla follia. Ama Caris veramente fino alla morte, e Caris lo ama ma vuole una storia d'amore, non vuole essere sposata. Cioè io a lei prenderei questo libro e ci infierirei sopra come una pazza. Ma queste sono idee che ognuno ha. A me i due protagonisti stanno essenzialmente molto molto sulle scatole, mentre mi piacevano moltissimo quelli dei Pilastri della Terra. Poi mi sembra che questo libro sia molto sesso, mirra e canti all'aiuto. Avete colto il parallelismo sesso, droga e rock and roll? Sesso, mirra e canti all'aiuto? Insomma, a me questo libro non è piaciuto, però attenzione, ci sono un sacco di libri veramente peggiori. Qui stiamo parlando comunque di un livello abbastanza alto, perché la vicenda, il contesto storico, volendolo, rende interessante comunque. Tuttavia, secondo me, non bisogna aspettarsi assolutamente un secondo Pilastri della Terra, perché è un libro che tira, questo. Da quel punto di vista lì non riuscite a staccarvi dal libro, il che vi farà venire anche nervoso in certi punti. Ci sono tantissime scene di sesso, se questo può piacere a qualcuno sicuramente piacerà a me, assolutamente non sono puritana, ma mi dà fastidio a ogni 3x2 avere uno stupro o due che lo fanno nel fienile.
E non lo trovo assolutamente a livello dei pilastri della Terra, anche come descrizione storica, benché il periodo storico fosse più interessante. Però tuttavia è un libro che scorre, stiamo parlando di un prodotto medio-alto, perché comunque Ken Follett sa scrivere, non è un libro, una schifezza, diciamo, però è leggibile. Lo caratterizzo come leggibile e niente di più. Insomma, sono stata un po' cattiva, un po' antipatica, ma io veramente avevo delle aspettative enormi da questo libro e mi ha deluso miseramente. Poi dopo 2 mesi di studio, una prende in mano il libro e dice sì, adesso leggo il secondo dei pilastri della Terra, e poi si trova sta ciofeca in mano, le viene un po' nervoso, permettete? Spero che ci vedremo presto e grazie per avermi guardata. Ciao!